Ciao ragazze, ciao a tutti. Allora, questo è un video in notturna, perciò la luce è fintissima e mi fa talmente bianca che sembro un cadavere. Niente, ho pensato a questo tutorial, a questo make-up, visto che insomma adesso si fa buio presto e quindi le sere stellate arrivano prima. E quindi ho pensato a un colore, a un blu, a un colore che io non so definire. Che colore è? Un blu, non lo so, un antracite, un blu petrolio, un blu luminoso, blu celeste, blu notte, ecco, blu notte cielo stellato. E basta, fatto un po' più scuro all'angolo con il nero, semplicissimo, una bella linea di eyeliner evidente, labbra anche se un po' sbrilluccicose, quindi luminose, quindi per una serata in discoteca va super bene, penso. Stop, basta, vi lascio al tutorial, spero che vi piaccia e anche con la luce artificiale si riesca a vedere qualcosa e un Adesso bacione, voglio provare ciao. questa nuova luce. Allora, metto un po' di correttore su tutta la palpebra, ok, anche un po' sotto, ok. Userò principalmente due colori di questa qui palettina famosissima della Claire's. Userò questo colore qui e il nero, che questa volta è un nero brillante, brillantinoso, tempestato dei brillantini, e userò quest'altro colore che è, io non so definirlo, un blu petrolio, un blu, io non lo so definire, poi definitelo voi, ditemi che cos'è. Mettiamo sulla palpebra mobile questo splendido colore che io non so definire. Andiamo un po' sopra la piega. Ok, ci concentriamo comunque sulla palpebra mobile, dopodiché andiamo a sfumare un pochino qui sopra. Ok, ora andremo a portare piano piano il nero. Io utilizzo un pennellino così piccolino, questo è dell'H&M, e lo porto piano piano all'angolo con l'occhio così e vado in alto il piede, arrivo anche fino all'interno dell'occhio. Sfumo già un po' cioè vado a sistemare meglio il colore. Ora col pennello questo qui cicciottino vado a riprendere quel colore indefinito e vado a sfumare qui sopra nella piega. Ora vado a portare sopra l'arcata sopraccigliare un bianco, però più che altro un bianco, bianco sporco un po' brillante, quindi anche lui ha i suoi bei brillantini, e quindi andiamo a sfumare qui sopra col bianco. Sempre con il pennellino minimal prendo il nero, stavolta pochissimo, e vado come sempre piano piano a portarlo. Fino qua giù. Ora prendo di nuovo il colore che non ha nome e lo riporto nella palpebra mobile all'interno.
non mi spingo oltre, rimango qui con un pennellino così un po' più piccolo, arrivo a prendere quello senza nome e lo porto sotto. Matita nera, la porto dentro la rima inferiore, commetto la primale, anche qui all'interno vado a portare l'eyeliner, uso quello in gel dell'Elf. Metto il mascara e uso prima questo qui che è volumizzante e poi uso quello della Kiko che è l'Ultratech che le separa molto. Siccome avevo fatto un leggero contouring, quello che farò è illuminare solo questa zona qui. Uso sempre questo qui della Into the Wild della Essence. Quindi vado a illuminare solo questa zona qua. Sempre uso le mani uguale. Uso il lip gloss dell'H&M, questo colore super sflashante. Ma che dura tantissimo ed è molto molto luminoso. Ed il make-up è finito e spero che vi piaccia. Vi mando un bacione per qualsiasi cosa, come sempre io sono. Ciao!